Ecco, ma noi vogliamo parlarvi anche di storia. Nel novembre del 2000 si è tenuto a Gaeta un convegno sull'assedio della città del 1860-61. Le voci dei convenuti si sono levate alte e roboanti dalla fortezza assediata dall'ignoranza. La stampa nazionale ha parlato di revisionismo. Il Brigante, che è un settimanale napoletano diretto da Gino Giammarino da sempre, ha tentato di infondere nei meridionali, sta tentando di infondere la cultura della nostra storia. E così ha descritto quell'avvenimento. Quel convegno si svolse nella caserma Cavour, qui a Gaeta, della Guardia di Finanza. E beh, ha scritto il Brigante che il Risorgimento, l'invasione, i massacri dei piemontesi ai danni delle popolazioni meridionali, il brigantaggio, i flussi migratori, l'assalto di liberali e massoni contro la Chiesa e il Sud, sui silenzi della storia ufficiale si sono confrontati a Gaeta storici, giornalisti, magistrati, studiosi, scrittori. E la risposta revisionista ai sostenitori del Risorgimento e dell'antirevisionismo, la presenza organizzata che in questi mesi ha animato le pagine di tutti i giornali nazionali e non solo, dall'aula magna del comando Scuola Nautica della Guardia di Finanza è partita l'esigenza, avvertita successivamente anche dalla Regione Lazio, di rileggere e rivedere la storia studiata a scuola. Ebbene, l'effetto è stato fruttifero. Il presidente della Regione Lazio di allora, l'onorevole Storace, sentito l'eco prodotta dai convegnisti, ha gettato un sasso in piccionaia. Anche se da una sede impropria, qual è un consiglio regionale, è stata sparata politicamente la prima schioppettata giusta contro la mistificazione ed i silenzi della storia, pane quotidiano di tutti gli idealisti di italica progenie, marxisti, fascisti, liberali, cattolici traditori di Cristo e pagnottisti. Questa genia di malfattori, consapevolmente o inconsapevolmente, detta e scrive esclusivamente ciò che il grande vecchio decide. Il grande vecchio è quella tal massoneria infiltrata nella carogna di una nazione come l'Italia, inserita nella carcassa infetta. Professori, docenti, cattedratici, storici, antropologi, politici, pedagoghi, retori o pennivendoli di destra e di sinistra sono quasi tutti al servizio della massoneria che controlla l'economia universale, la bomba atomica, la verità assoluta. La storia la scrivono i vincitori, unico assioma sul quale siamo tutti d'accordo. La verità storica dovrebbe essere la risultante della valutazione critica delle due storie, quella dei vinti e quella dei vincitori. Si scoprirebbe che le foibe, più che essere opera dei comunisti, è precipua produzione della ferocia croata sollecitata dal peregrino imperialismo savoiardo. In Jugoslavia vi fu una vera pulizia etnica da parte delle truppe piemontesi. Ci rifiutiamo di chiamarle italiane perché avevano la stessa tradizione di quelle risorgimentali. Prima che essere fascista o comunista, uno può essere e rimanere cretino. Sta di fatto che nel 1861 è stato schiacciato l'interruttore che ha spento la luce sulla verità storica dell'Italia. La massoneria ha manipolato gli anticappati mercenari risorgimentali, mandati nella prigione dell'oblio, dopo i misfatti compiuti nelle due Sicilie. L'unità d'Italia è stata decisa dalla cupola anglosassone e trasportata da Parigi a Roma.
I post-comunisti e i post-fascisti, nonché fascisti liberali e massoni attuali, possono risultare essere una multiforme masnada di ignoranti che nulla sanno dell'aurea civiltà della Magna Grecia. Ed è così, o fanno finta di non sapere. Ecco, delle nobili orme che ha lasciato nella vera Italia e che è sfociata nella grande solidarietà francescana e nel regno delle due Sicilie, fiorente, economicamente più avanzato nella intera Europa, che ha portato al Vangelo praticato a San Leucio, dico andatevelo a studiare, e ai vari alberghi dei poveri sparsi sul territorio, eliminando la povertà. Post-fascisti e post-comunisti si trovano oggi ad osannare insieme un risorgimento che ha mobilitato migliaia di lerci burattini, pedofili, negrieri, avventurieri, predoni, assassini e criminali di guerra, tutti manipolati ad arte dalla massoneria europea per l'invasione, la distruzione, la cancellazione della cultura della Magna Grecia, del cristianesimo, il massacro metodico dei popoli autenticamente italici. I massoni piemontesi hanno distrutto i partigiani dell'epoca, fatti passare per briganti, con buona pace della verità storica e delle foibe di Gaeta dimenticate. 2000 morti accatastati in una fossa. Come dimenticati sono stati il milione di morti meridionali scannati dai savoiardi. Ecco, nell'ultimo secolo contro la massoneria si sono schierati solo Mussolini, a cui è stata fatta fare una brutta fine, Antonio Gramsci, fatto morire in un carcere fascista, e il novello Masaniello Bossi. A chiacchiere però, perché Bossi poi si va alleato con i massoni come Berlusconi. Che dalla massoneria dovrà attendersi il peggio? La storia dei testi scolastici, le enciclopedie, i giornali, i mezzi di comunicazione in genere, i settimanali, sono tutti o quasi governati o filtrati dal grande vecchio. I docenti delle scuole italiche, quasi tutti sono i prodotti delle università dirette e controllate dai massoni. Gli storici veri sono stati posti all'indice, i loro scritti considerati apocrifi. Questi storici, spesso calunniati e denunciati, non riescono a svolgere il ruolo di contraddittori come pretenderebbe una scuola libera e moderna. Tesi, antitesi e sintesi è ciò che una filosofia effettivamente libera e moderna è avulsa nelle nostre scuole, mortificando il senso critico del discente a cui la società si rivolge per programmare il proprio futuro. Professori, docenti, insegnanti, politici, continuate pure a sventolare le vostre bandiere, i cui colori simboleggiano i vostri ideali, ammesso che ne abbiate, ma sappiate che ogni bandiera è fatta di stoffa, quella che voi non avete. Alcuni di questi professori, massimi soloni del sistema, oggi si stanno adattando al revisionismo storico scritto da Gramsci, da Manna, da Nitti, da Dotto e da altri volenterosi in epoca moderna. Secondo questi massimi soloni, la rivoluzione francese e il risorgimento avrebbero generato il comunismo, male supremo dell'umanità. La rivoluzione francese è una rivoluzione borghese, il giacobinismo è soltanto l'ideologia della casta danarosa che ha preso il potere scalzando a colpi di ghigliottina non solo i nobili, ma anche e soprattutto la classe contadina ed operaia che ad essa si era opposta. Il risorgimento italiano è stato solo l'apoteosi di quella rivoluzione e ciò ha comportato per il sud d'Italia solo morte, fame e disperazione. Cavour, cari esimi professori, non era comunista, ma liberale come Berlusconi.
Ricasoli pure e così tutti i presidenti del Consiglio che l'autonominatosi Regno d'Italia ha avuto. Nessuno era comunista. Erano tutti liberali o socialisti da loggia o da sinagoga. La paura del socialismo ha generato nella Padania di Bossi il fascismo, ma a fondare il fascismo è stato un socialista, Benito Mussolini. Anche lui emiliano romagnolo, anche lui colonizzatore senza pari, tanto che la nostra provincia, quella di Latina, la mia provincia, è stata la più colonizzata d'Italia, con la scusa della bonifica, in realtà avevano allargato solo i canali con le ruspe, hanno intitolato nome ai Savoie, Sabaudia, Borgo Sabotino, Borgo San Michele, Borgo Iodice, Borgo Adamello, Borgo Bainzizza, più di così non si può. E anziché portare i soldi giù qui nel sud e costruire ferrovie e strade, li portò praticamente in Libia, in Etiopia, in Abissinia, dove ha costruito strade, scuole e ferrovie. Ma finiamo qua con questa. Ecco, la paura del socialismo ha generato nella Padania di Bossi il fascismo, fatto nascere dai latifondisti e dai capitalisti di quelle lande, ancora da bonificare culturalmente, ancora oggi. Questi storici revisionisti a gettone sono i più pericolosi e sono tutti al servizio del grande vecchio. Coglioni erano prima e coglioni sono rimasti. Il grande vecchio ha inaridito il mondo, lo ha affamato e si continua tramite i mass media a mentire su chi ha causato tale catastrofe. Il marxismo ha colpe tremende, lo sappiamo. È vero. Era il marxismo con Carlo Marx, che era massone, pagato e strapagato da Engels. Non poteva fare il bene del basso popolo, dei contadini, degli operai, dei commercianti, della media. Ma non è stata la causa della catastrofe che sta investendo oggi la terra. È stato solo un effetto dovuto alla capacità dei capitalisti a produrre profitti sempre più corposi e non a risolvere i problemi connessi alle loro ricchezze, come si sta verificando in questi giorni. Poche persone detengono un corposo capitale e si mangiano le nazioni. Abbattuta la potenza sovietica, la Trilateral, cioè la loggia massonica più potente, a mano libere sulle risorse della terra. Le multinazionali stanno desertificando i continenti e non solo, l'aria non è più pura come una volta. L'effetto serra si sta abbattendo come un ciclone anche su di essi. Ecco, in Italia vi è in atto una revisione storica profonda. Alcuni intellettuali di formazione massonica e liberaleggiante, storici di professione e di regime, vista la pericolosità dei veri revisionisti, si stanno cimentando nel difficile compito di plasmare la storia ai loro dettami. Ma la storia è una scienza, non possono imbrogliare più. Oggi c'è internet, le cui idee camminano, le idee di questi revisionisti stanno camminando, specialmente tra i giovani. E quindi devono stare attenti. Parliamo della storiografia neoliberale, vulgo revisionismo storiografico, l'idea di fondo che trapela dalla predicazione dei Della Loggia, Ernesto Galli Della Loggia, di Pane Bianco o di Ultras come Perfetti e Romano, ultimamente di Cazzullo, che operano il copia e incolla, no? Raccontano la storia dei Mirle, del risorgimento, dell'epopea garibaldina, eccetera, eccetera, cose non veritiere. Basta andare negli archivi di questo Stato e leggere la storia. Ecco, questi sull'onda di De Felice
È quella ricucitura con cui l'Italia prefascista è fascista. Non ha pro di una riscoperta politica del ventennio, bensì di una sua ricomprensione nella vicenda dell'Italia liberale e delle sue classi dirigenti. Ecco, giustificano addirittura il fascismo questi esseri, questi soggetti, questi professori di storia che insegnano nelle università e sono opinionisti di giornali. Ecco, dicono, bisogna comprendere il fascismo, il liberismo delle sue classi dirigenti. Una risposta elastica e obbligata al sovversivismo del primo dopoguerra, intrise di valenze di sinistra e da non demonizzare. È una tesi omologa a quella di Ernst Nolte, protesa a liberare la Germania dalla colpa nazista e a leggere il nazismo come replica conservatrice al comunismo, che poi in fondo, sempre di nazionalsocialismo si parla, o marxismo, tutta roba che viene da lì, insomma, no, sempre dall'estero. Il fascismo dalla Padania, da Milano, il nazismo da Monaco di Baviera, dalla Germania, il marxismo da Lipsia, perché Marx era di quelle parti. Noi invece stiamo con Gramsci, con Mann, con Ciaramaglia, con Lucio Barone, con Dotto. Noi condanniamo il liberismo economico pro loro, non il liberismo economico che dovrebbe essere il concentramento di tante forme di libertà economiche, perché se lo fanno solo per loro. Provate a mettere una fabbrica di automobili nel sud, in Italia, che vada a contrastare, diciamo, la Fiat o altre case automobilistiche. Non esiste. O provate, come ha fatto il sottoscritto, a mettere una televisione. Stiamo ancora sotto processo. Cari storici, cari giornalisti revisionisti, potete girarla come volete, ma per il Sud quelle ideologie sono state nefaste, sono state mortali e lo saranno per il mondo intero se non si mette mano ad una profonda revisione storica e critica nei confronti dei misfatti prodotti da chi ha regalato quella che ancora oggi vi affannate a chiamare Unità d'Italia o Rivoluzione Liberale. Continuate a sguazzare in questo sistema o mercenari dell'informazione o storici di regime, ma sappiate che tutto ha un limite. La verità storica non ha bisogno di voi, abbiate l'umiltà di mettervi da parte una volta per sempre.